amici di Diretta Sport, buonasera dal Palacone di Cagliari, perché è tempo di anticipo della 20ª giornata del campionato di futsal di Serie B, il girone A, con le due squadre già in campo, in maglia verde, l'Industrial Point Cagliari di fronte al Futsal Fucsia Nizza. Proprio l'arbitro che guarda il cronometro con un cenno al suo collega, e allora si parte. Da meglio intanto, amico, il passaggio in profondità, ancora Turello, e davanti al portiere, ancora prova Turello e trova l'angolino giusto. Il lancio ancora verso Ugo, e solo Ugo prova il diagonale e Ugo la mette dentro per il primo pareggio. Permettere a Ugo di rimettersi a posto lo scarpino, pallone in mezzo con Ugo e trova la doppietta Ugo Tavares. Celentano si prova a far vedere mezzo il suo compagno, il colpo di tacco e poi la mette dentro Bussetti. Stare attento in questi ultimi 5 minuti il Nizza per il quinto fallo già portato a casa. Intanto Frattini liberato dall'ottima protezione del pallone di Gobrani. Ramon attaccato da Baseggio, perde il pallone, Baseggio glielo porta via, prova il tiro con la deviazione sfortunata di Ramon. Proprio lui va a prendersi il fallo e anche il pallone per provare il tiro libero. In corsa di Ugo, il tiro e la palla che finisce in rete. Come hanno dimostrato anche i giocatori del Nizza, che adesso si vanno a prendere un gran gol da parte di Ramon. Lancio in avanti per l'Intas, la mette giù l'Intas, la mette anche in rete, il gol di l'Intas. Palla che arriva però dove c'è Carletti, che prova dalla distanza, Carletti la mette dentro ed eccolo qua il festeggiamento. Carico, poi il tiro deviato in due tempi, ancora Azzeni, poi il tiro in diagonale con il gol. E allora 4 secondi, 3 secondi alla fine, e il Cagliari con il Nizza che saluta i suoi avversari. Chiude qua l'anticipo della 20ª giornata. Il Cagliari strappa la prima vittoria in casa, dicevamo la terza in campionato, 7-4 il punteggio.